Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Exit. Allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta appunto in questo punto nella Twilight Forest con il castello del Lich alle spalle, che se non sbaglio dovrebbe essere il Lich, ma non ne sono sicurissimo, ma mi sembra proprio di sì comunque. Allora, ragazzi, vi dico subito che forse noi abbiamo sbagliato ad andare qui senza nulla di così, diciamo, sgravato. Nel senso, l'armatura che c'avevamo questa qui, non c'avevamo quella potentissima. Perché veramente sarà un po' difficile da uccidere. Soprattutto forse con 6 mele potrebbe essere una cosa abbastanza difficile. Perché intanto bisogna cercare un modo per entrare, ragazzi, che non so come. Ah, soprattutto una cosa. Mi avete detto che non posso distruggere, cioè non posso fare questo castello del Lich perché prima devo sconfiggere altri boss, ragazzi. Io ve l'ho risposto anche nei commenti, ma voi mi siete andati contro. Praticamente quello lì soltanto nella 1.7.10, come potete vedere, noi siamo nella 1.5.2. E quella storia lì che c'era capitata anche in passato dello scudo che non si poteva tipo distruggere perché bisognava sconfiggere gli altri boss è soltanto nella 1.7.10, non su questa versione qui, quindi non mi riguarda come cosa. Comunque, ok, da qua si entra e che cosa triste, ragazzi, proprio una stanzina buia con le ragnatele, un tavolino e una sedia, proprio bellissimo. Comunque, bisogna trovare la stanza centrale che forse è questa, non ne sono sicurissimo. Oh, ma si è suicidato? Ah, i libri, uccidiamo i libri. Forse ci trovano qualcosa di buono, non me lo ricordo. Vediamo se c'è qualcosa dei triquadri, sembrerebbe di no. Ok, comunque questo posto qui, ah già è vero, ci sono anche i buchi, sembrerebbe un pochettino lezzo, ma comunque de. Allora, ma da dove cadono i mob? Cioè, ok che ci sono gli spawner, ma gli spawner dovrebbero farli spawnare nei blocchi, sui blocchi, insomma, i mob, non in aria. Cioè, proprio, ok, piovono mob, bellissimo. Vediamo, no, che dietro assolutamente non c'è nulla, perché tanto, no, schifosi, ma quanti sono qua? Oh, cos'era quell'esplosione? Cos'era? Boh, non lo so, vabbè, comunque non importa. Oltretutto anche un pochettino troppo buio, quindi beh, freghiamoci di questi mob qui del cavolo, tanto sono scarsini, non ci perdiamo nemmeno tempo, dai, andiamo subito dal boss, che dovrebbe essere tipo qua in cima, se non ricordo male. Qua sento rumori brutti. Ok, qua c'è un mob spawner, eliminiamoli perché questi qui poi veramente rompono. Ah, è vero, a proposito, devo provare una cosa, ragazzi, a fare la moltiplicazione del corpo. Vediamo se... Ok, non mi cagano. Vabbè, a parte che stanno scannando tra di loro. Vabbè, ok, quindi funziona. No, qualcuno magari mi attacca. Quindi, ragazzi, funziona praticamente se ci sono le mie copie. Le mie copie, ecco, non attaccano perché non stanno attaccando. Però servono per distrarre i nemici perché, come potete vedere, non mi attaccano. Però stanno veramente raspando. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, saliamo. Siamo già arrivati. Ok, ragazzi, questo qui è lo spawner del Lich. Avviciniamoci piano piano. Ok, no, cavolo. Allora, praticamente lui lancia delle sfere. Noi li dobbiamo tirare indietro cliccando col sinistro, che così li distruggiamo gli scudi. Quindi teniamolo sempre così a portata. Perfetto. Ha già finito gli scudi, incredibile, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, però... Perché stanno spawnando? Ah, forse li faceva spawnare lui, non me lo ricordo. Oh, li leviamo un botto, ragazzi. Anche lui ci leva un botto, però. Siamo attenti. Cavolo, fa spawnare anche gli zombie, sì. Usiamo la tattica. Ok. Vediamo... Cavolo, il buco... Ok, perfetto, così non mi attacca, però attacca tutti lui con questa mossa. Dio mio, ragazzi, ma... Muori. Dove è finito? Dio mio, altre copie. Il punto è che lui, ragazzi, con le sue mosse del cavolo attacca tutti i mob insieme, quindi anche se ci sono le copie... Cavolo, sono caduto di sotto. Comunque ci attacca lo stesso, ed è un problema. Allora, dai, risaliamo, madonna. Ok, dove è finito? Eccolo qui, intanto uccidiamo questo qua, che rompono sempre troppo. E poi un attacco dall'alto così, ragazzi, è veramente tattica la cosa. No, dove cavolo sei? Morite tutti quanti, scagnozzi schifosi. E l'abbiamo ucciso, ragazzi, l'abbiamo ucciso. Qua ce n'è uno potenziato che potrebbe essere anche più forte del Lich, oltretutto. Cosa? Respinge tutto e diventa invisibile? No, io non voglio lottare con te. Però mi serve il drop del Lich che sta lì sotto. Questa sì che è un'impresa, ragazzi. Allora, buttiamo via tutta questa roba che non ci serve. Così almeno riusciamo forse a recuperare il drop. Che quello penso sia utile. Ragazzi, madonna, forse ci sciotta anche questo mob. Forse ci sciotta. Dio mio. Cavolo. Ok, abbiamo recuperato tutto. Lo lasciamo lì, ragazzi, perché tipo non lo posso attaccare. Non gli posso fare nulla di danno. Ma che palle, da dove saltano fuori? Vabbè, ragazzi, comunque in teoria in questa struttura qui non ci dovrebbe essere nient'altro da esplorare. Quindi usciamo velocemente. Cavolo, l'ho fatto il buco. E vediamo cosa ci ha droppato il Lich, appunto. Allora,
Questi mi inseguono, ma io li shotto brutalmente con l'arco, che tipo fa troppo danno, perché per me non c'è un numero e il danno è troppo che fa quest'arco. Vediamo cosa ci ha droppato. Allora, un cappellino con respirazione 1 si butta, un Ender Pearl cavo. Perfetto, ci ha droppato questa reggio qui. Allora, i golden cosi, vabbè, tutta la roba in oro con protezione, ma ragazzi, sinceramente, guardate che fine fa, proprio bellissima. Questa qui è lo scettro del Lich, se non sbaglio. No, non funziona però. Ok, ah, che cazzo? Ma non l'ho capito. Allora, prendiamo anche i fiorellini che non si sa mai. Allora, cioè, io tengo col destro così e non fa nulla. Però c'era il mob, quando c'è un mob vicino forse fa qualcosa. Proviamo. I mob si li attacca. Quando il mob è nella traiettoria lo attacca. Ma non li fanno... forse succhia la vita. Quindi dovrebbe essere tipo lo scettro della vita. Quando noi siamo in difficoltà, tipo andiamo lì da un nemico, clicchiamo col destro e li succhiamo la vita. Tipo dovrebbe essere una roba simile. Se è così, veramente è abbastanza figo. Però l'utilità comunque è buono. Non ci lamentiamo perché è buona alla fine. Comunque, allora, qui un po' di spazio per metterci la testa del Lich. Vabbè, buttiamo... No, le teste non le voglio buttare via, sono carine. Ah, ce l'avevamo l'acqua qui, l'altra volta la stavamo a cercare. Dai, buttiamo via uno stacco di frecce che tanto non useremo mai, se ne frega proprio. Comunque, ragazzi, questo era il primo dungeon che abbiamo trovato appunto nella Twilight Forest. Ce ne sono altri 4 forse di boss da uccidere, no, altri 3 di boss. Poi ci sono anche i mini boss, sia chiaro, però i boss in generale c'è tipo l'Hydra, questo qui e altri, non me lo ricordo. Poi ci sono anche i mini boss tipo Minotauro, che se non sbaglio era un mini boss e non era un boss. Comunque, ragazzi, li andremo a trovare, perlomeno cercheremo di trovarli. Questo non era assolutamente il più forte, c'è di peggio e ragazzi, andiamoli a cercare subito. Intanto laggiù c'è anche un altro castello del Lich, interessante. Ok ragazzi, scusatemi, lo so che abbiamo appena finito di esplorare il dungeon del Lich, però io in verità non volevo questo drop qui. Infatti sul momento non avevo subito capito cosa cavolo facesse sta roba qui. Io volevo un altro tipo di drop, quindi, che appunto ci droppa il boss. Quindi vorrei andare perlomeno a provarci di nuovo a sconfiggerlo, perché veramente quello lì era una cosa interessante. Era tipo una staffa come questa, però da quello che ho capito può drop, cioè il boss droppa le staffe, però dipende, cioè si vede c'è una probabilità che ne droppi una e una probabilità che ne droppi un'altra, non lo so, ne robe simili. Comunque c'è anche un creeper qui. Come al solito ragazzi, andiamo diretti su, perché tanto non dobbiamo stare a perdere tempo con questi qua. Però ovviamente i cosi qua leviamoli. Madonna quanto rompono, quanto sono scarsi questi mob e rompono pure. Madonna, andatevene via proprio. Questo è un mini ragno, non ci credo. Ovviamente ci sono i buchi. Io dico sempre sì, ci sono i buchi e però li prendo pieni. Allora ragazzi, io non mi fermo nemmeno qua, proprio vado diretto su, perché tanto chi se ne frega, non c'è bisogno veramente di stare a perdere tempo con questi lezzi qui potenziati oltretutto. Quindi proprio non mi interessa come sfida. Allora, siamo quasi arrivati, la risposta è sì, perfetto. Allora ho visto che prima, appena era spawnato il mob, ha subito tirato una palla, quindi ora direi subito di andarci così. Però prima uccidiamo questo. No, cavolo, ma perché? Non c'era un buco lì, non c'era un buco. Vabbè, anche stavolta ragazzi abbiamo failato col nostro tentativo lezzissimo. Allora, dai, fai spawnare i Cristo lì. Ma che cavolo? Dai, ok, l'abbiamo tirato indietro perlomeno. Dai, tiramene altri. Perfetto. Questo però poteva fare male. Dobbiamo mangiare un'altra mela, ragazzi. Purtroppo vanno mangiate perché sennò rischiamo troppo, veramente. Cosa cavolo è successo? No, non capisco nulla. Ok, perfetto. No, mancato. Cavolo, ma così è tipo troppo protetto, mi sa. Vediamo. Ha 3 scudi ancora, sono troppi 3. Vediamo. No, rischiamo tantissimo, ragazzi. Stavolta è difficile. Due scudi. Ok. No, non vi mettete davanti. No, cavolo, ha tirato davvero prima. Ok, non c'ha più scudi. Non so come gliel'ho levati. Cerchiamo, ragazzi, di nuovo di ucciderlo. Ok, l'ha ucciso lui il suo scagnozzoli. Ah, è vero, dobbiamo fare le copie, ragazzi. Perché se non facciamo le copie qua siamo nella merda tantissimo. Avete visto tipo quanta vita ci ha levato? Madonna, in pochissimo tempo. No, ragazzi, ha distrutto tutte le copie. Ora mi ranno per forza. Ok, no. Cavolo, ragazzi. Dobbiamo farne tipo tantissime. Meno male che mi avete detto come funziona questa roba qui. Meno male, veramente. Ok, allora, il Lich è qua. No, di nuovo di sotto, non ci credo. Ma c'è anche lui qua. Ah, boh, vabbè. Allora. Però se sale è meglio. In teoria si tippa, quindi dovrebbe seguirmi. Perché questo qui era più figo da fare lo scontro qua, perché le copie mie qua ci stanno con una meraviglia. Però lui non sale, mi sa. No, non sale, ragazzi, non sale. Dove è finito? Ma muorici. Ok, l'abbiamo ucciso.
Ragazzi, no, no, ci ha droppato la solita staffa. Vabbè, poi sempre la solita armatura del cavolo, dell'enderpearl e la testa dell'Ice di nuovo. Vabbè, ragazzi, purtroppo nemmeno stavolta ce l'ha droppata. E vabbè, non era una cosa poi così importante, sì, chiaro, però era una cosa carina da avere, ecco, tutto qui. Allora, guardando la minimappa, ho visto questa roba qui, la vedete un pochettino più scura, che in teoria dovrei avere davanti. Ragazzi, questa qui, se non sbaglio, è una torre di quelle dei mob, insomma, le classiche torri che troviamo anche nel mondo normale, però è fatta di netherrack. Quelle di netherrack, se non sbaglio, sono abbastanza rare perché non si vedono quasi mai. E siccome, se non sbaglio, da quando abbiamo cominciato la serie non abbiamo fatta nemmeno una, cioè ne abbiamo fatta soltanto una che era verso il basso per prendere i cosi di Blaze, Madonna, ma già avvelenato e tutto. Quindi io pensavo una cosa, vabbè, già che ci siamo, ragazzi, sì, è vero, ci sono tantissime cose. Intanto le cicale di merda, muori, schifo, non fare casino. Dov'è? Ragazzi, c'è un'altra. Fanno bordello, fanno bordello. Comunque, ragazzi, vi stavo dicendo, se ne è fatta tanto una verso il basso, che era quella con i blades, perché bisognava trovarli per non mi ricordo quale motivo. Forse per fare questa spada, forse, ma non ne sono sicurissimo, mi sembra di sì, comunque. E ho detto, boh, ragazzi, facciamone una, già che ci siamo anche diversa dal solito, però, ragazzi, si farà nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio andremo anche a esplorare tutto questo mondo gigante, che, ragazzi, è veramente una cosa enorme, per ora ho esplorato questo pezzo qui e basta. E andremo a cercare anche gli altri boss che stanno nella Twilight, mini boss e robe varie. Purtroppo sono abbastanza difficili, intanto qua vedo già qualcosa che non so cosa sia, ragazzi, magari se lo sapete ditemelo, che magari il prossimo episodio lo vado ad esplorare, che figo, non ci avevo fatto caso, è una cosa anche abbastanza grossa, perché se pensate che questa qui è la torre, ed è così, quel coso là è cosa, ragazzi, cavolo, sembra anche abbastanza grosso quella Gigio. Comunque, nel prossimo episodio andremo a trovare tutte quelle lezzatine, io cercherò di portarla più volte la Exit, perché so che comunque vi piace molto, comunque spero che questo video vi sia piaciuto, ed è, ciao a tutti!